Nel quartiere di Gimarra proseguono i lavori per la riqualificazione della struttura abbandonata da anni e che ben presto vedrà nuova luce nella sua interezza, sia nella parte verso mare acquisita all'inizio di gennaio 2022 che dalla parte di Via Cena, dove il comune ha acquisito e inaugurato nel novembre 2021 gli spazi al piano terra, dove al loro interno c'è il centro anziani e una sala polivalente, entrambe per un totale di 500 metri quadri. Questa mattina all'interno del municipio fanese, sindaco, assessori e ufficio tecnico hanno presentato il nuovo intervento per quanto riguarda il secondo piano dell'edificio lato Fano per un costo totale di 600.000 euro suddivisi in 450.000 con fondi del PNRR e 150.000 da parte del comune. Altri 500 metri quadri nel quale saranno realizzati un'aula studio per i ragazzi e i più giovani, degli uffici per co-working, quindi per tutti quei giovani o meno giovani professionisti che hanno necessità di uno studio ma non possono permettersi il pagamento di uno studio privato, personale, quindi potranno appoggiarsi lì. C'è poi un'area molto grande, polifunzionale, che verrà appunto gestita per più funzionalità, che possono essere compleanni, feste, piccole rappresentazioni teatrali, corsi di musica, e sarà molto importante l'individuazione della gestione di questo spazio comunale, perché la gestione dovrà appunto essere individuata tramite manifestazione di interesse pubblico a un soggetto associativo del terzo settore che dovrà poi creare, essere da ponte tra il territorio e il comune per la gestione di tutti questi spazi. La struttura avrà un impianto fotovoltaico ed un risparmio energetico importante e sarà munita di ascensore per garantire la fruibilità di chiunque. Il progetto dovrà andare a gara per il mese di settembre, mentre i lavori dovranno concludersi per la primavera del 2026. Con questo nuovo intervento aggiungiamo un altro tassello importante su quella che è la nostra filosofia, e cioè la valorizzazione dei nostri quartieri. Noi pensiamo che la qualità della vita in una città si misura con i servizi, con gli spazi che noi creiamo. La scelta di creare delle hub, dei centri civici, fanno la differenza. E con questo centro, è un centro che creerà opportunità, crea spazi, per a cominciare dal quartiere, ma poi sono a disposizione ovviamente per tutta la città. Sono spazi a 360 gradi per piccoli e per grandi, per varie discipline, e quindi sono quelle strutture che aiutano a partecipare, che aiutano a organizzare, a dare anche sviluppo alle attività che ci possono essere in un quartiere. Rappresentano la vitalità.